todas as coisas são mistérios. Todas as coisas são mistérios. Todas as coisas são mistérios. Essere provvidenziale quest'anno della fede, proprio per ripensare cos'è questa fede, no? Credo che il rischio è di intendere la fede un poco come un pacchetto di verità, o un pacchetto di celebrazioni, un pacchetto di ritualità che dobbiamo assumere, dobbiamo prendere. E credo che questa concezione oggi non attrae più nessuno, no? La fede, secondo me, è questa fede che Dio ha in noi, prima di tutto, no? La nostra fede è una risposta alla fede di Dio. E dire che Dio ha fede in noi vuol dire che Dio si fida di noi, vuol dire che Dio ha fiducia in noi, vuol dire che Dio ha messo tutto nelle nostre mani, non come prova, ma proprio come fiducia. Non è un esame che ci sta facendo Dio, ma proprio una fiducia che come Padre Lui ha in noi. Quando riusciamo a sentire questa fede, quando riusciamo a sentire questa fiducia, quando ci sentiamo oggetto di questa amicizia, di questa fiducia, di questa fede di Dio in noi, qui viene la nostra fede. Noi ci possiamo riempire di fiducia in Dio, noi ci possiamo riempire di fiducia negli altri, di fiducia in questo universo che Dio ci ha regalato, e lavorare insieme a Lui per portarlo avanti. Credo che in questa logica la fede è qualcosa del quale abbiamo bisogno e di cui oggi chissà più che in altre epoche, più che in altri momenti abbiamo bisogno. E questo è il regalo di Dio, no? Questa fiducia che ha in noi è il regalo che Dio ci fa. Bene, io vorrei raccontare una parabola, perché possiamo capire che cos'è, a mio parere, la fede. C'era un contadino che viveva dentro la montagna e mai era stato in città. Un giorno un gruppo di amici gli dicono: andiamo a vedere la città. E lui accettò. Dopo un viaggio di alcuni giorni in canoa arrivarono alla città. E questo contadino si impressionò talmente, vedendo la città, vedendo i negozi, vedendo le cose belle che aveva, che una volta ritornato decise assolutamente di ritornare. Tutti gli dicevano: non essere sciocco, perché se tu vendi la terra, che cosa potrai vivere dopo quando andrai alla città? Ma lui decidò di andare in città. Un giorno vendiò la sua terra e con la sua famiglia, una moglie e alcuni figli, è andato alla città. All'inizio, arrivato al porto, cercava una casa, ma nessuno gli dava una casa. E dopo aver passato tutta la città, trovò una capanna di paglia. Dopo alcune settimane, il gruzzolo di soldi che aveva raccolto, in pratica, era quasi terminato. Nessuno gli dava lavoro, perché lui sapeva solo lavorare la terra. Dopo alcune settimane ancora decise di andare a chiedere la carità, e passando per i quartieri, passando per i negozi, aveva raccolto alla fine della giornata un piccolo pugno di riso. Era disperato, che cosa fare? Si è messo al crocicchio della strada e, vedendo passare le macchine, in pratica chiedeva la carità. A un certo punto scese dalla macchina un signore con un cappello pieno di pietre preziose, un vestito bellissimo, e si avvicina al campesino, al contadino, e gli dice: amico, che cosa mi dai? E il contadino rimase esterrefatto. Come? Lui così ricco chiede a me? E il signore gli dico ancora: che cosa mi offri? E il contadino, che aveva solo questo pugno di riso, dal pugno di riso prese un granello di riso e lo diò nella mano del Signore. Il Signore lo ricevuto, lo abbracciò e dice: grazie,
se n'è andato via con la sua bellissima macchina. Il contadino, piangendo, ritornò alla casa. Dico, i miei figli cosa mangiano oggi? Non ho nulla. E arrivato alla casa, i figli erano lì seduti attorno a una tavola senza nulla. Gettò il pugno di riso sulla tavola e incominciò a raccontare la sua storia. Il bambino più piccolo, a un certo punto, guardando in questo riso, dico, papà, papà, guarda, guarda. Il papà guardò. Era un chicco di riso trasformato in oro. Allora il papà entrò in sé e dico, ah, che sciocco esso sono stato. Il Signore è passato nella mia vita, avrei potuto dire, qui sono io con la mia famiglia, ecco ti offro la mia esperienza, no? E il Signore avrebbe cambiato la mia vita. E sono stato egoista, ho dato a Dio che passava nella mia vita solo le briciole, un granello di riso. Ecco, credo che la fede è proprio questo, un abbandonarsi a Dio. Noi missionari che siamo qui da alcuni giorni abbiamo riflettuto a partire dal Concilio Vaticano II e abbiamo visto che la fede per noi è un dono di Dio, ma questo dono dobbiamo assolutamente farlo crescere, no? Però Dio ci parla, non solo ci parla per mezzo di Gesù che è venuto nella pienezza dei tempi, ci parla per mezzo della sua parola, ci parla per mezzo della nostra coscienza, della Chiesa. Ecco quindi che cos'è la fede, un abbandono al Signore e dire Signore sono qui non per fare la mia volontà ma per ricercare la tua. Cosa che credo profondamente, che mi motiva nell'impegno con i poveri, con i quilombos, sono concetti, qualcosa che di vitale, di profondo, che magari non si manifesta direttamente con parole, con cose particolari, ma che si manifesta in un sentire profondo, un credere profondo a dei valori, a un Gesù Cristo che motiva la mia vita, che voglio trasmettere agli altri necessariamente. La fede è un dono grande che il Signore ci dà e noi non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per questo dono. Forse questo dono non è stato valorizzato molto e molte volte noi diamo la colpa al Signore. Se in questo mondo sembra che adesso ci sia meno fede, ma io penso che forse noi non siamo sempre stati all'altezza della nostra fede che abbiamo ricevuto noi e abbiamo la fortuna di averla ricevuta di piccoli. Io in quest'anno della fede mi sento di ringraziare ancora di più il Signore perché faccio 50 anni di vita religiosa, giustamente ho fatto la mia prima professione religiosa nel settembre del 63, tempo di concilio, e penso che mai ringrazierò il Signore per tutto quello che mi ha dato. Sicuramente che ci sono delle cose che forse avrei fatto di più, forse non ho collaborato tanto quanto il Signore voleva perché io trasmettessi la fede con le persone che mi posso incontrare giorno a giorno, che la fede si trasmette con l'esempio, si trasmette col nostro modo di vivere. Non possiamo dire gli altri che devono fare. Se le cose a volte non vanno bene nella Chiesa, devo battermi il petto e dire la colpa anche mia. Forse non ho fatto tutto quello che il Signore mi ha chiesto. E questo a volte ce lo fanno capire perfino i bambini. Perché i bambini hanno un diritto alla vita, alla fede, hanno un diritto ad essere amati da Dio tramite noi. E a volte noi loro stessi ce lo fanno capire che sbagliamo. E a volte forse non vogliamo crederlo perché diciamo ma sono bambini, ma a volte la verità ci viene dalla bocca dei bambini, dei più piccoli.
A 50 anni dal Concilio Vaticano II, che cosa è rimasto in quel documento? I documenti della Chiesa sono molti, no? Noi vediamo, noi come missionarie, in modo speciale Argentes, non sempre questi, noi ne abbiamo approfittato fino alla fine di questi documenti, perché erano documenti che ci avrebbero aiutate a approfondire di più la fede, ci avrebbero aiutate a vivere più intensamente la nostra vita, non solo di religiosa ma di missionaria, ma anche di cristiana. Poi ci sono tante altre cose che sono venute incontro in questi 50 anni, perché la Chiesa da buona mamma sempre ci dà qualcosa in più per poter alimentare non solo la nostra vita spirituale, ma anche il nostro modo di essere, il modo di essere cristiano e missionario che vive in mezzo alla gente per essere testimonia di questo Dio amore che ci vuol bene, che è morto per noi e che a volte noi non siamo ancora tanto convinti che un Dio tanto buono ha saputo perdonare tutti i nostri peccati e ci ha salvato da una vita che potrebbe non essere nemmeno di fede. E noi non sappiamo a volte valorizzare questo dono che è la fede. Bene, quando parliamo di fede generalmente tentiamo di ridurlo all'aspetto solamente religioso, fede in Dio evidentemente che è il fondamento, però credo che la fede l'abbiamo bisogno non solamente nel senso religioso, sino davvero in tutti i sensi, nella vita. Sinonimo di fede a volte spesso è fiducia, speranza, credere che è possibile. Per esempio, se uno non crede nella casa propria, mai avrà la casa propria. Se uno non crede che può sorgere con la famiglia, mai sorgerà con la famiglia. Cioè la fede è un atteggiamento che abbiamo bisogno nel giorno a giorno, non solamente nell'aspetto religioso. Ora evidentemente per noi cristiani l'aspetto religioso della fede è quello che dà brillo, dà luce anche a tutti gli altri aspetti della vita, al dolore, alla sofferenza, alla stessa morte. Ma dico, proprio c'è intorno, sì, nel mondo in generale, una specie come di disfattismo, di non avere speranza nel futuro, di che tutto sta male, eccetera. E lì proprio c'è bisogno di questo aspetto della fede, della speranza, della fiducia, che con il Signore, noi cristiani, è possibile andare avanti, è possibile risolvere i problemi anche concreti, umani, dal giorno d'oggi. Non solamente la speranza di una vita futura, anche quella, ma diciamo partendo proprio anche dal giorno a giorno, abbiamo bisogno della fede come un elemento costitutivo della nostra giornata, della nostra settimana, del nostro mese, per avere speranza anche nelle situazioni difficili che a volte dobbiamo vivere. Però il contrario di mancanza di fede e di speranza è la disperazione, quello è il peggio che possiamo avere, diciamo, no? Per quello che proclamare un anno della fede mi sembra necessario per riscattare, rimuovere, non so come dare una specie di colpo vitaminico, diciamo, a questo aspetto della nostra vita senza la quale davvero tutto viene giù, tutto viene a basso, tutto non ci risulta niente, andiamo magari così con disfattismo, con sfiducia, evidentemente che tutto risulta male. Bem-vindo, meu irmão Celdo Braga e todo o grupo Imbaúba de Manaus. Que prazer! Fede, per me è molto importante ringraziare il Signore per il dono che ci ha dato, e questo anno della fede ci aiuta a ripensare e a ringraziare Dio di questo dono ogni giorno. Qui in Brasile deve essere, a mio modo di vedere, testimoniata attraverso atti concreti e soprattutto mostrare una fede incarnata che non sia solo preghiere o cose così
per aria, ma che siano cose fatte concretamente perché la gente possa credere all'amore che Dio ha per ciascuno di noi, soprattutto in queste situazioni di miseria, di povertà e di sofferenza. A 50 anni dal Concilio Vaticano II, che cosa è rimasto ancora in quei documenti e quali sono ancora le sfide aperte? Ce ne sono molte. Parliamo tanto di popolo di Dio, parliamo tanto di una Chiesa che dovrebbe essere partecipata da tutti, una Chiesa nella quale tutti dovrebbero avere un posto e sentirci veramente in famiglia, e invece vediamo che ci sono ancora molte cose separate, per esempio una Chiesa piuttosto clericale, la difficoltà dei laici, dei religiosi anche, di avere uno spazio per esprimere quello che hanno ricevuto da Dio. Per me questa qui è una sfida molto grande che dovremo ancora camminare e ancora chiedere al Signore che ci aiuti e illumini soprattutto chi è responsabile per questo. La fede, l'anno della fede, secondo me, per capire ben cosa che volem vivere, Stan, capire cosa che è la fede come virtù, che diceva una volta virtù teologale, cioè una roba che viene da Dio. Per me la fede è prima di tutto la fede che Dio ha in ognuno di noi, che l'ha creduto tanto in noi, che l'ha amato tanto il mondo, che l'ha mandato suo figlio per parlarne del suo amore, per farne conoscere la sua misericordia, la sua bontà. Quindi fede prima di tutto è la fede di Dio verso l'umanità, la fede di Dio per ciascuno di noi, che appunto il crede, la fiducia al punto di dare suo proprio figlio, come dice la lettera ai Romani. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Ecco, quando che noi ricevemmo questo messaggio dell'amore di Dio, quando scoprì che Dio ha la fiducia in noi, la nostra fede è una fede di risposta, è una fede di se Dio ne crede, e crede in me, la fiducia in me, questa è una roba che mi dà forza, che mi fa credere anche mi fa credere prima di tutto nel mio valore come figlio, e mi fa credere anche che vale la pena annunciare questa notizia, perché è bello sentirsi amati. Penso che l'urgenza del mondo, anche la preoccupazione del Papa, è appunto dare questo annuncio, rinnovare questo messaggio dell'amore di Dio per l'umanità, che passa attraverso la fede di Dio e la fede dell'uomo che risponde a questo messaggio di fiducia, credendo e dopo facendosi testimoni di questo. Mas è preciso mesmo che seja di dentro, che venha do centro. Molte volte si parla di fede come teoria, forse come teologia, come discorso su Dio, e si dimentica tutta la dimensione sociale anche della fede, la dimensione della giustizia, la dimensione della pace, la dimensione direi della carità, dell'umanità. Per cui fede oggi è soprattutto presenza, per noi qui in Brasile presenza nel sociale, presenza attraverso quelle che sono chiamate le politiche di governo, dei consigli che sono chiamati consigli di politiche pubbliche, dove c'è la parità tra governo e società civile, e dove una presenza è evangelizzazione, dove la presenza è un annunciare la fede, perché si lavora la vita umana, si lavora quello che è il vivere, la nostra adesione a Cristo, e la fede che è la buona novella, l'annuncio di una vita piena, di una vita
per tutti la vita in abbondanza, non il vivere bene, ma il ben vivere, che ci viene soprattutto dai popoli indigeni. Prima cosa, per noi fede significa l'incontro con una persona, è testimone di una persona che è Gesù di Nazareth. Testimoniare la fede significa riassumere il suo modo di evangelizzare, che vuol dire amare. Gesù è colui che testimonia l'amore del Padre e lo incarna in situazioni umane, tutte situazioni, dalle migliori, dalla ricchezza, ma también dalla povertà, dall'emarginizzazione. E assume i sentimenti, come dice la Bibbia, di compassione, vivere in noi gli stessi sentimenti che passano nel cuore degli altri, affinare le persone lasciando che la loro vita entri in noi. Secondo, questo non vivere da soli, ma in comunità, in qualsiasi comunità, in qualsiasi cultura. Per questo è importante riscoprire quello che abbiamo visto in questi giorni, il dialogo fra di noi, con le altre persone, nella loro cultura, nella loro situazione, fino agli ultimi. Non possiamo dimenticare che Lui, Gesù, ha annunciato il Vangelo, ma è stato solidale con tutti fino ai crocifissi. La gioia di credere, penso che l'anno della fede deve essere soprattutto questo, il provare, il dare testimonianza della nostra fede, è un connubio che deve esserci tra la fede e la vita. Logico che la vita senza la fede sarebbe sterile, d'altra parte la fede senza la vita sarebbe un'alienazione. Ecco, quindi di mettere assieme fede e vita, che non è sempre facile. Alcuni troveranno una certa facilità nel credere, qualcuno direbbe che non occorre accendere un cerino, un fiammifero, una candela per vedere se c'è il sole. Per qualcuno la fede è come il sole che brilla, abbastanza evidente, come il pesce che chiedeva al papà: ma dov'è il mare, dov'è l'oceano? Il papà spiega: ma tu sei nell'oceano, sei in mezzo all'acqua. E il pesce non si rendeva conto di questo. Ecco, noi siamo immersi in Dio, possiamo metterci fuori da Dio e immaginare, pensare a Dio. La fede è un po' così, noi siamo immersi nel Signore, in Dio, e addirittura anche nella natura dove noi viviamo, è la prima Bibbia che Dio ha scritto. L'universo, la natura e la vita, è la prima scrittura, la prima Bibbia che Dio ha scritto. La seconda è proprio per spiegare meglio la vita, che è la prima Bibbia che Dio ha scritto. Ecco, è come il bambino che chiedeva al papà: ma Dio, quanto è grande? Papà in quel momento stava passando un aereo, gli ha fatto cenno col dito: secondo te quell'aereo è grande o piccolo? Ah, è piccolissimo, quasi non si vede. Però pochi giorni dopo, quando il bambino è andato col papà in un aeroporto e ha visto l'aereo da vicino, il papà gli ha chiesto di nuovo: adesso cosa ti pare? Ah, questo aereo è grandissimo. Cioè, più noi ci avviciniamo al Signore, più noi siamo vicini a Dio, più lo sentiamo come immenso, come infinito. Ecco, vivere la fede è questo, attraverso, non è, per molti non sarà come, sarà come attraversare una cascata, non come attraversare un mare calmo, un fiume tranquillo in acque placide. Fede è credere che il mare esiste anche solo per aver visto un ruscello, un piccolo fiume.
a 50 anni. Io penso che la fede oggi non è cambiata da quanto è stata proposta da Gesù stesso. Vuol dire che la fede cristiana è lo stesso Gesù Cristo. Lui è la fede, possiamo dire. Lui e il suo messaggio. Io penso che dobbiamo partire da questo punto, veramente, di riuscire ad amare, accettare Gesù Cristo, Lui e il suo messaggio. Se a gente, se noi vediamo nel mondo, quando proponiamo o propongono una linea di condotta, possiamo dire, cosa fanno? Presentano il messaggio e la persona anche che ha incarnato questo messaggio. Per quello che non si può distinguere messaggio dal messaggero, in questo senso. Per esempio, Martin Luther King, per parlare contro le razzie negli Stati Uniti, è necessario portare anche la persona. Gandhi, per esempio, nell'India, è necessario portare lui. Che Guevara, possiamo dire, né? È necessario parlare per lui che la sua stessa messaggio. Elder Camera, che abbiamo visitato oggi, è la persona, e ricordiamo anche il suo messaggio. Ma è questo che penso sia la grande difficoltà, di accettare il messaggio e il messaggero, perché quello che si dice oggi, la fede è Gesù Cristo. È Lui che dà appoggio, che dà consistenza, possiamo dire, che è la propria fede cristiana, se no noi cadiamo in una semplice accettazione di religione, di religiosità, che realmente ci impoverisce, mentre il messaggio di Cristo è molto ricco e penso che sia superiore agli altri, non per essere orgogliosi, ma esattamente per sentire che noi dobbiamo realmente portare il suo messaggio sempre più. Credo che la sfida del Vaticano II l'abbiamo ancora tutta davanti. Credo che chissà 50 anni fa quello che si è realizzato del Vaticano II è stato i cambi liturgici, però la grande sfida, io credo, del Vaticano II è il cambio ecclesiale, è cambiare una chiesa, e credo che da questo punto di vista qui sicuramente abbiamo fatto molto poco e sicuramente ci resta molto da fare, e in questo momento io credo che siamo obbligati a farlo, cioè se questa chiesa popolo di Dio, questa chiesa circolare, questa chiesa non più piramidale, che ci ha proposto il Vaticano II è ancora tutta da costruire, e oggi sembra che si sia lo Spirito Santo o non lo sia, non parleremo di questo, comunque il clero sta diminuendo sempre di più, e questo vuol dire che se non è per amore sarà per forza. Però questa chiesa proposta dal Vaticano II la dobbiamo costruire. Una chiesa fatta dal popolo di Dio, una chiesa dove il prete è un ministero in più, con le sue caratteristiche specifiche, però un ministero in più, una chiesa dove la celebrazione e il sacramento non sono più gli obiettivi della nostra pastorale, ma sono degli strumenti, una chiesa dove, come ha raccolto dal Concilio, Aparecida, il documento di Aparecida del 2007 dei vescovi latinoamericani, ci dice che l'obiettivo della nostra pastorale deve essere aiutare l'uomo a incontrarsi con Gesù Cristo, aiutare l'uomo a vivere questo incontro con Gesù Cristo in comunità, aiutare l'uomo a essere corresponsabile in questa comunità di credenti. Questo credo che la sfida del Vaticano II, che non abbiamo raccolto, le nostre chiese sono rimaste in una visione clericale, in una visione dove il cristiano a tempo completo
è il prete, è il religioso, e il cristiano normale, fra virgolette, è un poco un utente di quello che gli è proposto dal professionista, diciamo così. Bueno, questa chiesa la dobbiamo ricostruire, la dobbiamo costruire, ricostruire la chiesa, come ci chiedeva il Vaticano II, e credo che dobbiamo cominciare, e credo che dovremmo cominciare anche perché la situazione ci porta a ripensare, a ripensarci davvero a un livello non più di maquillaggio, ma proprio un livello di sostanza, di ripensare quello che siamo e quello che dobbiamo e vogliamo essere. È chiaro che nella Chiesa ancora oggi il Concilio Vaticano II deve fare ha una grande responsabilità, ancora molti non lo conoscono, non siamo stati capaci, anche noi sacerdoti, vescovi, di farlo scendere nella realtà. Dobbiamo assolutamente riprenderlo in mano e vedere alla luce di questi documenti del Vaticano II che cosa realmente possiamo fare per aiutare questa Chiesa ad essere segno del Regno di Dio. La Chiesa è una parte del Regno, i confini del mondo sono più grandi dei confini della Chiesa, i confini del Regno di Dio sono più grandi dei confini della Chiesa, per cui dobbiamo cercare in tutti i modi di trovare nel dialogo con tutte le persone che ci sono vicine e con quelle che ci sono lontane, se riusciamo, a trovare dei punti in comune per salvare questa umanità e per far presente la persona di Gesù, che è realmente il nostro Dio nel quale noi crediamo che si possono realmente realizzare i progetti dell'amore che Dio ha per noi. A livello personale è rimasto molto, perché è un po' l'impostazione della mia vita, della vita di molte persone che conosco. È chiaro che si vede che il documento, questa esperienza del Concilio ancora è poco praticata, perché questo vento nuovo, questo spirito che ridirezionava un po' la Chiesa stenta un po' a imporsi, perché ormai oggi i venti sembrano diversi, no? E si va verso altre sponde, però quello che è stato Concilio è sempre una sfida che rimane presente, qualcosa da riscoprire, da rivedere, da ripensare, perché il Concilio è stato un tempo che ha dato una svolta alla storia, agli avvenimenti, e dopo il Concilio sono avvenute tante cose anche in America Latina. Se pensiamo a tutta l'esperienza della teologia liberazione, Pueblo, Medellin, i vari momenti di esperienze forti nell'America Latina, questo ha segnato un'epoca. Anche se, come dicevo prima, bisogna ripescare molte cose, perché è un'eredità enorme che ancora in parte non è stata scoperta. Esatto, lì dobbiamo anche distinguere forse tra i documenti scritti evidentemente e la pratica, quel desiderio di Giovanni XXIII di aprire le finestre, che entri aria fresca nella Chiesa, evidentemente che è un processo che non si risolve neppure in 10 anni, 15 anni, in 20 anni, in 100 anni, diciamo, no? Sappiamo che a volte spesso le idee per tradursi nella pratica hanno bisogno di tempo. Se per esempio guardiamo, per fare un esempio, anche quelle tre parole lì della Rivoluzione Francese, libertà, uguaglianza, fratellanza, eccetera, quanto ce n'è voluto per tradurle poi nella pratica, anche fino ad oggi non ci siamo ancora riusciti, cioè voglio dire, la marcia delle idee messe in pratica è lenta. Ad ogni modo, credo che sarebbe ingiusto dire che non si è fatto niente, che è ancora tutto come prima. Io credo che c'è stato un processo nei primi decenni, forse di molta speranza, anche qui nell'America Latina, poi con le conferenze dell'Episcopato qui latinoamericano, tanto di Medellin, Puebla, e Santo Domingo, Aparecida, eccetera, diciamo, evidentemente che è stato un momento di applicare il Concilio con l'America Latina. Negli ultimi anni c'è un po' una sensazione quasi di rimanere lì un po' così stancato, così, un po' di rimanere lì e di non andare avanti, però io direi quasi con il famoso Galileo: eppur si muove, cioè qualcosa va avanti, non è che tutto sia lì fermo, stagnato, però evidentemente che le idee
ci mettono per arrivare ad essere messe in pratica, soprattutto in movimenti storici, dei popoli, eccetera. Io non avrei sfiducia, credo che il Concilio ha dato il suo frutto, però evidentemente potrebbe darne ancora di più e dipende molto da noi. Di nuovo torniamo al tema della fede, della speranza, della fiducia, di non vedere solamente, non so, la parte negativa, di non vedere solamente la media bottiglia vuota, vedere quello che si è fatto, vedere quello che c'è. Io credo che, almeno qui in America Latina, dentro di tutto il Concilio è stato, diciamo, un impulso alla stessa vita dei popoli, in senso pieno della parola, non solamente nel senso religioso, diciamo. Sì? Il popolo di Dio. Parliamo tanto di una chiesa che dovrebbe essere partecipata da tutti, una chiesa nella quale tutti dovrebbero avere un posto e sentirci veramente in famiglia, e invece vediamo che ci sono ancora molte cose separate, per esempio una chiesa piuttosto clericale, la difficoltà dei laici, dei religiosi anche, di avere uno spazio per esprimere quello che hanno ricevuto da Dio. Per me questa qui è una sfida molto grande che dovremo ancora camminare e ancora chiedere al Signore che ci aiuti e illumini, soprattutto chi è responsabile per questo. Soprattutto chi è responsabile per questo. Per esempio come donna, come religiosa, come missionaria, io sento molto forte questo. Qui in Brasile, che purtroppo alcuni anni all'inizio del concilio, dopo il concilio, la vita della donna religiosa e missionaria aveva uno spazio molto grande, si viveva insieme, ma anche in Europa, in Italia per esempio, non so se nel Trentino anche, non c'è uno spazio come si dovrebbe essere, a mio modo di vedere. La chiesa che Gesù vuole è quella nella quale tutti dobbiamo sentirci fratelli, sorelle, e soprattutto valorizzare i doni che la donna ha anche. Perché solo nella chiesa ci deve essere qualcuno che coordina? Penso che il tema del nostro incontro qua di Salvatore è il dialogo. Mi penso che il dialogo è una chiave di lettura anche per il Concilio Vaticano II. Se dovesse scegliere una parola chiave per riassumere a 50 anni il Vaticano II, è proprio dialogo, dialogo con il mondo, dialogo con le culture, dialogo all'interno della propria chiesa, dialogo con le altre chiese, dialogo con l'umanità. Quindi mi penso che questa è una sfida da sempre dell'umanità che il Concilio Vaticano II, la vostra grande grazia di riportare alla luce, e che dopo 50 anni vede che lei è ancora urgentissima, che lei è un messaggio eterno che fa parte della struttura dialogale del nostro rapporto con Dio e tra l'umanità, che non mettere mai in pratica fino in fondo, ma è un'urgenza che dobbiamo sempre rilanciare. Noi vediamo per esempio in questi giorni in Europa e anche qui in America Latina come un riflusso, un ritorno, una restaurazione a modelli di chiesa, a stili di evangelizzazione che era prima del Concilio Vaticano II, era molto più consoni allo stile del passato, ma che gli fa vedere l'anima, le due anime della Chiesa, vede un po' le anime che in ognuno di noi, questi due filoni della conservazione e della novità. E quindi il dialogo, secondo me, il Concilio Vaticano II la porta a questa, ha tolto la paura di aprire le finestre, di vedere l'altro, di vedere anche queste divisioni interne della Chiesa, queste due anime che devono entrare in dialogo, perché se no non si va avanti. Quindi penso che riscoprire il Vaticano II a 50 anni di distanza vuol dire proprio riprendere il dialogo dentro la Chiesa e della Chiesa con il mondo. Ma più che documenti, per me deve rimanere uno spirito. Non si può pretendere che la storia rimanga 50 anni fa, ci sono maniere differenti di esprimere generazioni nuove. Oggi si parla di cambiamento di un'epoca, non di epoca, di cambiamenti, quindi qualcosa che è dentro del cuore della storia che è cambiato. Questi documenti rimangono a tutt'oggi provocazioni, ma se ci fermiamo ai documenti, a quello spirito, e non facciamo questo, i documenti diventano vita, continueranno a essere semplici documenti e un momento
momento storico, un momento della storia importante, perché ha rivoluzionato la Chiesa, un momento dello spirito certamente, che noi dobbiamo fare agire oggi. Lo spirito agisce tramite di noi, parla la lingua di oggi se noi lo traduciamo nell'oggi. Quando è nato il Vaticano II è nato per assumere in sé, come Chiesa, il progetto del Regno di Dio. Cosa vuol dire? Il Concilio ha riassunto in una parola: la Chiesa a servizio dell'umanità. La parola che torna sempre nel Concilio dei documenti è Chiesa a servizio nella solidarietà con i poveri. La Chiesa deve tornarsi povera. Il documento sulla Chiesa comincia con quelle parole: Cristo, luce dei popoli, vogliamo che brilli di nuovo nel volto della Chiesa. Quindi questo è un momento fondamentale. Dopo 50 anni possiamo dirci che davvero oggi in noi, come Chiesa, risplende la luce di Cristo per tutti i popoli, popoli geografici, situazioni sociologiche, culture, a servizio di loro, perché tutti abbiano vita. Il Concilio Vaticano II ha riscoperto che il centro del Vangelo è che tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Noi non siamo testimoni di una religione, siamo testimoni di dare alcune risposte fondamentali dell'esistenza umana, della vita, vita piena fino alla risurrezione. Alla pensa di sicuro il Concilio per noi è stato davvero una primavera per la Chiesa. 50 anni è un tempo lungo, anche corto, molto relativo, ma è stato un tempo di studio, di maturazione, di approfondimento, e direi ancora lo è, di assimilazione soprattutto, perché non è facile assimilare le idee del Concilio. Comunque le grandi novità che il Concilio ci ha portato, come il concetto di Chiesa, anche nella liturgia, ci ha portati più vicini alla parola di Dio, la parola di Dio più vicini a noi, i sacramenti vissuti in un'altra maniera, la missionarietà, la preoccupazione con la vita dell'uomo e dell'umanità, l'ecumenismo, l'apertura ecumenica, la capacità quindi di vedere questi stimoli alla fede, a questa fede viva. Ecco, per questo che noi celebriamo quest'anno della fede, che sia come una scalata in cui noi saliamo sulla montagna, si fa fatica ma dà anche gioia, soprattutto quando si arriva in cima. Ecco che la fede, il Concilio deve portare anche a tutti noi, quindi questa luce, questo sale, ad essere luce, sale e fermento nella società, e deve portarci a crescere nella fede, nella speranza, e deve sfociare pure, logico, nella carità. Io ho vissuto, grazie a Dio, il momento proprio quando si cucinavano queste nuove idee realmente di una Chiesa, popolo di Dio. Di fatto la mia teologia è stata fatta proprio negli anni mentre si svolgeva a Roma il Concilio Vaticano II. E avevamo contatti semanali, possiamo dire, con i vescovi che partecipavano dal Concilio. Quando venivano nel seminario, io ero sempre quasi l'oratore ufficiale che doveva ricevere queste personalità, e l'entusiasmo è stato grande, sorprendente, tanto che quando siamo venuti qui in Brasile, noi, io nel 66, proprio dopo il Concilio, mi ricordo che i sacerdoti di qui erano così avidi di sapere, ma se in fin dei conti cosa hanno detto là in questo Concilio Vaticano II, che lo sappiamo poco. Cioè, i primi anni li ho passati, possiamo dire, a presentare, a spiegare quei 16 documenti che sono usciti amici dal Concilio. È stato proprio un momento dove la Chiesa stessa si è rifatta, hanno aperto le porte, le finestre, come si dice. Cosa è rimasto, se tu chiedi? Io penso che è rimasto molta cosa. La Chiesa, popolo di Dio, rimane senza dubbio. Io dico che la Chiesa che appoggia queste necessità del mondo,
le necessità, i problemi, le difficoltà del mondo sono anche le difficoltà, le sofferenze anche dell'umanità. Io direi che il sacerdote, sempre la Chiesa, ha una possibilità di fare tante cose. Se parlo di momento, che modello di Chiesa vogliamo? Io direi che la Chiesa è quella di Cristo, di Gesù Cristo. Perciò possiamo dire la Chiesa di Paolo, la Chiesa di Giovanni II, la Chiesa di Giovanni XXIII, anche qui la Chiesa di Donnelli d'Arcamera, la Chiesa, come si diceva nel Vangelo, nella Bibbia, la Chiesa del Dio di Giacobbe, il Dio di Giovanni. Io direi che non dobbiamo escludere un passato. Anzi, io direi che a partire di tutto questo cammino che è stato fatto, aggiungere quello che noi possiamo e dobbiamo senza dubbio. Penso che la scienza, la tecnologia, la comunicazione di oggi ci permette, penso, di avere una dimensione maggiore anche della bellezza della stessa Chiesa, che può di fatto aiutare il mondo a essere senza dubbio più fraterno, più giusto, più migliore. Io penso che tutti questi movimenti anche di democrazia, di vitalità qua e là per il mondo, non solo la primavera araba, ma tanti altri momenti e istanti, oltre spazi, penso che il mondo sta diventando migliore. Io penso di sì, è migliore il mondo di ieri. Vescovo e tutta la gente buona di Trentino, arrivederci, grazie di tutto. Ciao a tutti i trentini, io torno ancora questa volta. Carissimi amici trentini, vogliateci bene. Sentiamo in comunione di fede, di speranza e di amore. Salutissimi a tutti voi. Ciao, ciao, dalla Val di Cembra a tutti, saluti, auguri, buona Pasqua, buona Pasqua. Saluti a tutti, specialmente qui del Monte Baldo. Il decanato di Mori, a tutti ringraziamenti, tanti saluti. Ciao, ne valsa la pena. Ciao a tutti i bambini del Trentino, ciao. Noi della Val di Tieme, di Predazzo, vi salutiamo e vi auguriamo tanta fraternità e una buona Quaresima. Ciao a tutti. Ciao. Io vi saluto, vi abbraccio e desidero ogni giorno di più essere in comunione in questa dimensione missionaria che è propria di ognuno di noi battezzati. È vero che siamo fisicamente lontani, ma le nostre radici, il nostro tronco, sappiamo che lì nel Trentino ci arriva la linfa in forma permanente. Grazie a voi. Da tutta la Valle d'Aosta, ciao dell'Amazzonia. Se avete freddo, noi vi passiamo tanto calore umano. La missione è qua, ma anche lì. Ciao dai trentini a Trento. Ciao. Saluti a tutti, soprattutto le donne, vi ha salutati e spero che le donne si impegnino sempre in un regno migliore. Ciao a tutti dalla Vallagherina e arrivederci da luglio agosto. Ciao ragazzi, ciao direttore, volevo chiedere un anno sabbatico, io mi fermo qui.